Sembra un secolo da quando vi innamoraste di Nicole Kidman ammirandola in Ore 10 calma piatta. Poi passò Tom Cruise e la impalmò. Kubrick in Eyes Wide Shut la mise in crisi. Baz Luhrmann ne fece la sua musa, in Moulin Rouge prima e in Australia poi. Infine è arrivato il nostro Francesco Castelnuovo e l'ha fatta ridere. Se mi devo presentare degnamente ad una lady australiana, posso dire così: sei così bella che venderei tutti i miei canguri per una cena con te. È corretto? No. Ma è un buon tentativo. Quello che direbbe un uomo australiano, anche se non è così bello come quello che hai detto tu, è: andiamo bella. Purtroppo è così. Quanto sei felice adesso, Nicole? Felicità è una parola strana. A me viene in mente quello che mi ha detto mia nonna. È strano. Quando è mancata, 2 anni fa, mi ha sussurrato una cosa prima. Proprio qualche istante prima di morire, mi ha sussurrato: sii felice, Nikki, sii felice. E quelle parole sono qui con me. Le porto con me. Come a dire, ci sono molti momenti di tristezza nel viaggio della vita e tuttavia abbiamo la scelta di essere felici e io ho scelto di esserlo. Mi piacerebbe avere altri bambini. Davvero? Sì. E poi mi piacerebbe poter interpretare almeno altre 2 o 3 grandi storie. E io spero che la prossima volta che ci incontreremo il mio australiano sarà un po' migliore. Grazie, Nicole. Grazie. Ciao.